Il turismo fluviale in Francia è molto diffuso, grazie alla moltitudine di canali presenti nel territorio, utilizzati soprattutto per le rotte commerciali. La Camargue, zona di transizione tra terra e mare, con lagune, stagni, canali, lingue di sabbia, saline, è una delle regioni più caratteristiche, con il suo ambiente mediterraneo, caloroso e ospitale, ma nel contempo selvaggio e primitivo, con tori e cavalli lasciati liberi tra paludi, campi e canneti. Circa 140.000 uccelli sono presenti in Camargue nel cuore dell'inverno, fra i quali delle folaghe e una decina di specie di anatre. Fondata nel XIII secolo da San Luigi, al fine di sviluppare il commercio con l'Italia e l'Oriente, Aigues-Mortes fu il primo porto sul Mediterraneo del Regno di Francia. Una vera e propria fortezza medievale, con ben 1634 metri di mura, porte fortificate e un camminamento di ronda. La Torre di Costanza, la più alta della città nonché ex prigione, offre dalla propria terrazza uno splendido panorama sulle distese della Camargue. Su una superficie di 7.500 ettari, il bacino di Thau è il più grande stagno della lingua d'oca. Il villaggio di Bouzigues, situato sul bordo dello stagno, è specializzato nella coltivazione di ostriche e cozze. La città di Metz è situata tra la valle dell'Hérault e il lago di Thau. Possiede due porti turistici e due spiagge che nel periodo estivo accolgono un gran numero di vacanzieri. Grazie alle placide acque del bacino di Thau è possibile praticare molti sport acquatici. Da non perdere una sosta a Palavas-les-Flots, una località balneare che un tempo era un piccolo borgo di pescatori.
La città ha conservato l'anima del borgo, con i suoi canali e le barche che tornano ogni giorno dalla pesca con il pesce fresco. La forza delle tradizioni ha forgiato questo territorio, ammaestrando nei secoli i capricci del grande fiume che lo ha creato, il Rodano, raggiungendo il delicato equilibrio di armoniosa convivenza tra uomo e natura. La crociera fluviale è il modo migliore per scoprirlo, vivendo all'interno di questo mondo speciale fra terra e acqua.